arrivati da piazza San Giovanni in Laterano, come avete visto la piazza si sta pian piano riempendo dei manifestanti che sono partiti da piazza della Repubblica, dove si sono raccolti intorno alle 14, poi un breve percorso per arrivare qui a piazza San Giovanni. In questo momento ci troviamo nella sala stampa proprio alle spalle del palco dove sentite stanno esibendo i gruppi musicali. Questa manifestazione, il No Bid, è una manifestazione No Berlusconi Day, che è nata, lo ricordiamo, in rete per iniziativa di alcuni blogger. Poi le adesioni sono arrivate numerose, adesioni dal mondo della cultura, dello spettacolo, della politica. Alcuni partiti hanno deciso di aderire, il Partito Democratico partecipa attraverso la presenza di esponenti del partito, esponenti di spicco che hanno voluto in questa maniera rispettare l'iniziativa popolare di questa manifestazione, di questa giornata, una manifestazione a cui partecipano naturalmente tantissimi cittadini, sono 350.000 le presenze finora ci sono state trasmesse dall'organizzazione, un'organizzazione che ha visto centinaia di autobus da tutta Italia, addirittura una nave dalla Sardegna, una manifestazione che si è moltiplicata anche un po' in tutto il mondo, addirittura a Sydney in Australia, ma anche Barcellona, Berlino, Parigi. Ma noi vogliamo leggere insieme il volantino che è stato distribuito dai manifestanti proprio per spiegare il perché di questa manifestazione. No Berlusconi Day, una manifestazione nazionale per chiedere le dimissioni di Silvio Berlusconi, una mobilitazione pacifica e autonoma dai partiti, il primo passo verso una classe dirigente più dignitosa. I cittadini, al di là delle appartenenze politiche, al di fuori dei partiti, scendono in piazza e chiedono le dimissioni di Silvio Berlusconi, perché chi nega l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, oltraggia l'etica pubblica, la dignità dell'Italia, antepone i propri interessi al bene comune, calpesta la libertà di informazione, attacca la Costituzione, non può essere Presidente del Consiglio. Altro elemento di questa giornata, il colore viola, un colore che è stato scelto perché innanzitutto non è collegato ad alcun partito politico e poi perché è il colore dell'autodeterminazione dei popoli. Forse proprio questo è l'elemento più importante, cioè cittadini, liberi cittadini hanno scelto di passare questo sabato pomeriggio qui a piazza San Giovanni in Laterano per rispetto della Costituzione, per rispetto dei diritti. Noi siamo qui in compagnia del direttore di UDEM Walter Verini, l'onorevole Walter Verini, a cui che ha deciso di partecipare a questa giornata e ha scritto anche una lettera all'Unità spiegando le motivazioni. E l'elemento che mi ha colpito di più, direttore, è stato quello che lei ha deciso di partecipare soprattutto dopo che ha saputo che i suoi figli sarebbero stati qui in piazza, quindi un contatto con la generazione giovanile. Sì, perché io penso che il Partito Democratico deve esserci, deve ascoltare, magari a volte anche non essendo d'accordo, dicendo la sua opinione, ma se noi non fossimo stati in questa piazza, in questo corteo dove ci sono in questo momento migliaia e migliaia di ragazze, di ragazzi, di tanti nostri elettori, avremmo avuto più difficoltà a farci capire, a interloquire. E io ho visto come sono stati accolti Rosi Bindi, Giovanna Melandri, Ignazio Marino, noi nel nostro piccolo da quelli che ci conoscevano, cioè era un modo per stare con i cittadini per bene. Naturalmente ci saranno in questa piazza opinioni diverse, ma se non ci fossimo stati, come dicevo, non avremmo potuto dialogare con loro. E io con i miei figli e più politicamente con questi cittadini vorrei dialogare, io con i miei figli, il mio partito con i cittadini. Quindi un appuntamento importante, soprattutto la partecipazione di gran parte dei cittadini che chiedono le dimissioni di Silvio Berlusconi.